Un grande sorriso, due grandi occhi scuri. Martina, che ha 20 anni ed è piena di voglia di vivere. Martina precipitata dal terrazzo di un hotel per sfuggire ad uno stupro di gruppo il 3 agosto del 2011 a Palma di Maiorca. 10 anni di processi, fatti di errori e indagini superficiali, e due genitori che per la loro unica figlia non hanno mai smesso di chiedere verità. È brava e sportiva Martina, il diploma al classico, la facoltà di architettura a Milano, la sua passione è disegnare fumetti e caricature. I genitori sono sempre stati protettivi verso questa figlia arrivata dopo 26 anni di matrimonio. Il papà, che era cavallo, lavoratore portuale sulle banchine di Genova, le ha insegnato a nuotare, a giocare a calcio balilla. Così, dopo l'ultimo 30 all'università, si è meritata il primo viaggio da sola, al mare con due amiche, a Palma di Maiorca, un regalo di mamma e papà. È l'alba del 2 agosto, Martina, Isabella e Alessia dalla discoteca tornano in albergo con 4 giovani di Castiglion Fibocchi, un comune in provincia di Arezzo. Alloggiano tutti nello stesso hotel. Qui Isabella ed Alessia si appartano con 2 ragazzi. Martina non vuole sentirsi di troppo e lascia le amiche per raggiungere gli altri 2, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, che condividono la stessa stanza al 6° piano dell'albergo, la 609. Solo 20 minuti, poi un urlo straziante rompe il silenzio dell'hotel. Lo sentono bene dalla stanza accanto 2 turisti danesi. Ora Martina è sulla strada, precipitata dal 6° piano. È in agonia, a piedi nudi, senza più i pantaloncini. Come è morta Martina? Inizia una via crucis giudiziaria infinita. Le frettolose indagini spagnole liquidano la vicenda come suicidio e chiedono l'archiviazione. Ma per i genitori non può finire così. La figlia non ha mai pensato al suicidio. La loro determinazione riesce a far riaprire le indagini in Italia. Ci vogliono 7 anni di un percorso ad ostacoli perché si arrivi al primo processo. Nella ricostruzione dei giudici in quell'alba, Martina scappava dai 2 ragazzi che hanno cercato di violentarla. Terrorizzata è uscita in terrazzo, ha provato a scavalcare il muretto che separava la stanza da quella vicina, ma la paura le ha tolto il respiro e l'equilibrio. È precipitata sull'asfalto, da sola, a morire. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi nel 2018 vengono condannati a 6 anni di carcere per tentata violenza sessuale di gruppo e per la morte della giovane che cercava di sfuggire allo stupro. La tagliola della prescrizione ha già annullato per loro l'omissione di soccorso. Restano solo 3 anni di pena. Nel 2018 anche il reato di morte come causa del tentato stupro finisce in prescrizione. Così, quando la difesa presenta ricorso, in piedi c'è solo l'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo. Giugno 2020, la Corte d'Appello di Firenze ribalta la sentenza. La Corte d'Appello di Firenze assolve Albertoni Alessandro e Vanneschi Luca da entrambi i delitti agli stessi ascritti perché il fatto non sussiste. Assolti. L'ennesimo immenso dolore per i genitori di Martina. La sentenza viene impugnata dalla Procura Generale di Firenze. Troppi gli indizi ignorati, come l'intercettazione ambientale fatta nella questura di Genova, quando i 2 imputati sussurrano di essere sollevati perché l'autopsia ha stabilito che sul corpo di Martina non ci sono segni di violenza sessuale. Nell'infinita altalena processuale, la Cassazione annulla la sentenza di 2° grado. Il processo è da rifare. Una corsa contro il tempo perché anche questa volta incombe la prescrizione. Il 28 aprile di quest'anno Franca e Bruno varcano la soglia del Palazzo di Giustizia di Firenze con gli occhi sempre più stanchi e la voce sempre più esausta. È il giorno dell'appello bis. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi vengono condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. Sono passati quasi 10 anni dalla morte di Martina. È una cosa parziale, ma almeno è stata riconosciuta questa. Martina avrebbe dovuto essere viva, va bene? Ecco.